Il Casa del Diavolo espugna il terreno del Tigrotti Morra e conquista i playoff, la semifinale playoff, dove se la vedrà domenica prossima contro la formazione del FC Castello Sansecondo in casa propria, e poi la vincente andrà a sfidare nella finalissima Lambertide Agape. Andiamo a vedere le immagini, perché la partita per gli azzurri ospiti è tutt'altro che facile, anche se la partenza è buona con questo tiro. La palla più che altro è un passaggio in piena area del rigore, poi il tiro, c'è un batti e ribatti alla fine, la girata di Mulamba che se ne va sul fondo. Ancora il Casa del Diavolo, bella questa percussione a sinistra, la difesa fa buona guardia, poi il tiro che se ne va fuori. Ma dicevo, la partita è tutt'altro che in discesa per il Casa del Diavolo, perché al 15° questo colpo di testa del solito Prifty, Ray Prifty, porta in vantaggio il Tigrotti Morra, che così festeggia uno dei cannonieri del girone A del campionato di prima categoria. La reazione del Casa del Diavolo è immediata, anche se, come vedremo, produrrà effetti soltanto nella ripresa. Qui c'è un tiro cross deviato, anche questo in angolo. Non sta certo a guardare il Tigrotti Morra, che si rende pericoloso con questa conclusione dall'interno dell'area di rigore che termina alta sopra la trasversale. Dall'altra parte il tiro cross smanaccia molto bene il portiere Franchi in calcio d'angolo. Finisce il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio per una rete a zero. La ripresa però è quella che poi deciderà di fatto la partita, perché dopo 2 minuti arriva il pareggio del Casa del Diavolo. C'è questo azione in area di rigore, la palla in mezzo per Ginestra che si gira molto bene, indovina il pertugio giusto e come dicevo al secondo fa 1-1. Dunque parità ristabilita, però il Tigrotti Morra prova questo ancora con Prifty, la girata spettacolare che rimane però solo tale perché non inquadra lo specchio della porta. Azione del Casa del Diavolo a sinistra, c'è il cross, salva la difesa, proteste del Casa del Diavolo per un presunto intervento con la mano, l'arbitro lascia correre una volta, non la seconda, giudica falloso questo intervento all'interno dell'area di rigore. Sul dischetto si presenta al 20° Cicchi e regala quello che dicevo prima al Casa del Diavolo, ovvero il gol che certifica la conquista dei playoff. Ci prova il Tigotti Morra tuttavia a ristabilire la parità. Qui c'è un tentativo di lob che termina altissimo sopra la traversa. Ma poi gli ospiti che fanno praticamente la stessa cosa, anche se da calcio di punizione. Palla che sorvola la trasversale, finisce dunque con il successo per 2-1 del Casa del Diavolo sul campo del Tigrotti. Allora, è stata una bella partita, condizionata anche da una giornata calda e sicuramente questo clima che va dal freddo al caldo non aiuta molto per tenere e sostenere i ritmi alti. Il Tigrotti Morra è partito molto molto bene, dando ritmo alla partita. Abbiamo sofferto leggermente l'inizio, infatti il Tigrotti è andato in vantaggio meritatamente. Poi dopo ci siamo riassettati, abbiamo ripreso i nostri ritmi, siamo riusciti a riprenderla e poi andare in vantaggio. Quindi penso che il risultato ci possa stare e quindi andiamo, insomma, ad affrontare questi playoff nel migliore dei modi. Quindi questo è quanto, secondo il mio punto di vista, della partita appena conclusa. È stata una stagione entusiasmante, bella sotto tutti gli aspetti. Ci sono stati periodi migliori in cui abbiamo avuto risultati importanti. Purtroppo negli ultimi tempi ci siamo un po' staccati dal nostro obiettivo, che è quello dei playoff, però ci sta. Voglio fare un riepilogo della mia avventura Morra, perché in comune accordo con la società abbiamo deciso di separarci e sono molto contento della mia esperienza. Io sono cresciuto con loro, credo che anche loro sono cresciuti con me sotto alcuni aspetti.
E diciamo che è stata un'esperienza mia bellissima. Finisce ma come un accordo con la società, e quindi siamo tutti contenti, e non è, sicuramente non è un addio, ma è un arrivederci.